Ora entriamo nei dettagli dei calcoli. Cominciamo con l'atomo di Rutherford, che è un modello classico, quindi non quantizzato. Sappiamo quindi che l'elettrone può stare su qualsiasi orbita circolare, moto circolare uniforme naturalmente, però a qualunque distanza dal nucleo. L'obiettivo qui è calcolare la formula dell'energia meccanica dell'elettrone in funzione della sua distanza dal nucleo R. Quindi questo è il nostro obiettivo, l'energia meccanica in funzione del raggio orbitale. L'energia meccanica la indichiamo con la lettera E, è la somma dell'energia cinetica e potenziale elettrostatica. L'energia cinetica è un termine positivo, l'energia potenziale elettrostatica è un termine negativo e vale, è la costante dell'elettrostatica K, per le due cariche che interagiscono, che in questo caso sono la carica del nucleo ZE, è un atomo idrogenoide con Z protoni, e la carica dell'elettrone che vale meno E. E poi bisogna dividere per la distanza fra le due cariche. Quindi otteniamo meno KZ E alla seconda su R. Per calcolare l'energia meccanica dell'elettrone abbiamo calcolato l'energia potenziale elettrostatica in funzione della distanza dell'elettrone dal nucleo, dobbiamo calcolare l'energia cinetica. Lo facciamo uguagliando la forza elettrostatica con la forza centripeta. Infatti la forza elettrostatica è quella che tiene in orbita l'elettrone intorno al nucleo, ma è anche la forza centripeta del moto circolare uniforme dell'elettrone. Sappiamo che la forza elettrostatica è espressa dalla legge di Coulomb, K, le due cariche, diviso la distanza al quadrato. Le due cariche in modulo sono ZE, la carica del nucleo, e Q, in modulo, è la carica dell'elettrone. Qui stiamo calcolando il modulo della forza elettrica e della forza centripeta. Quindi abbiamo KZ e quadro diviso R alla seconda. La forza centripeta invece si calcola massa per accelerazione centripeta. È la legge di Newton, cioè la seconda legge della dinamica, la legge fondamentale della dinamica. L'accelerazione centripeta è V alla seconda su R, dove V è la velocità lineare o velocità scalare dell'elettrone in orbita. Vediamo che si semplifica un R, inoltre dividiamo per 2 questa equazione così da far comparire nel secondo membro l'energia cinetica dell'elettrone, un mezzo mv alla seconda. Ed ecco qua l'energia cinetica, compare un 2 anche a sinistra, quindi otteniamo quello che cercavamo, cioè l'energia cinetica dell'elettrone. Energia cinetica uguale kz quadrato su R diviso 2. Se confrontiamo questa espressione con quella dell'energia potenziale elettrostatica, vediamo che ha il segno cambiato e è dimezzata. Quindi l'energia cinetica è uguale all'energia potenziale elettrostatica cambiata di segno e dimezzata. Energia cinetica uguale meno U mezzi. Siccome poi l'energia potenziale elettrostatica era negativa, meno U mezzi corrisponde al modulo di U mezzi. Questo si chiama teorema viriale. E vale ogni volta che c'è un oggetto in orbita circolare uniforme intorno a un oggetto centrale. Il teorema viriale in pratica dice che l'energia cinetica, a parte il segno, vale metà dell'energia potenziale. Nel caso elettrostatico vale metà dell'energia potenziale elettrostatica. Nel caso della gravitazione, per esempio un pianeta in orbita intorno al Sole, l'energia cinetica del pianeta vale metà dell'energia potenziale gravitazionale del pianeta stesso. Quindi, a parte il diverso segno, l'energia cinetica è positiva, l'energia potenziale è negativa, però l'energia cinetica è la metà dell'energia potenziale, cioè è minore. E questo è in accordo con il fatto che si tratta di stati legati, cioè l'elettrone è legato all'atomo, al nucleo. Infatti l'energia cinetica, termine positivo, è il termine che cerca di slegare e di liberare l'oggetto rotante portandolo all'infinito. Infatti l'energia cinetica è associata alla velocità dell'oggetto. Quindi una grande energia cinetica cerca di portar via l'oggetto rotante dal centro di attrazione. Invece l'energia potenziale, elettrostatica in questo caso o gravitazionale nel caso di un pianeta che gira intorno al Sole, è un termine negativo, è un termine legante. E dunque è una lotta tra l'energia potenziale elettrostatica che cerca di legare in questo caso l'elettrone al nucleo e l'energia cinetica che invece cerca di portar via l'elettrone dal nucleo, termine slegante. Il teorema viriale ci dice che vince
l'energia potenziale elettrostatica, perché l'energia cinetica è più piccola, è la metà, a parte il segno, è la metà dell'energia potenziale elettrostatica. Quindi giustamente vince l'energia potenziale elettrostatica e l'energia meccanica dell'elettrone assume il segno negativo. La calcoliamo qua. L'energia meccanica dell'elettrone alla somma dell'energia cinetica che abbiamo visto è meno U mezzi più l'energia potenziale elettrostatica U. Meno U mezzi più U fa più U mezzi. U era negativa. Andiamo a sostituire l'espressione di U meno KZ quadro su R e quindi abbiamo che l'energia meccanica dell'elettrone è la metà di questa espressione qua, meno KZ quadro su 2R. Valore negativo perché si tratta di stati legati. Riportiamo in grafico tutte queste quantità che abbiamo calcolato. Cominciamo con l'energia potenziale elettrostatica. Valore negativo che al crescere della distanza, quindi l'elettrone se orbita a distanze maggiori, diventa in modulo sempre più piccola, diminuisce come 1 su R. Quindi è un ramo di iperbole sotto l'asse orizzontale che ha l'andamento proporzionale a 1 su R. E questa è l'energia potenziale elettrostatica, si vede che ha valori negativi e allontanandosi l'elettrone dal nucleo, questa energia potenziale elettrostatica diventa sempre più piccola in modulo, cioè il suo valore si avvicina a 0 da valori inferiori negativi. Qui ho riportato anche la posizione dell'elettrone nell'esempio del primo disegno, quindi l'elettrone si trova a questa distanza, questo è il raggio orbitale, e questo è il valore dell'energia potenziale elettrostatica dell'elettrone. Passiamo all'energia cinetica, che è metà dell'energia potenziale elettrostatica in modulo, quindi prima ribaltiamo l'energia potenziale elettrostatica in modo da averla in modulo, poi dimezziamo questa energia potenziale elettrostatica, la dimezziamo e otteniamo l'energia cinetica dell'elettrone. In particolare, se l'elettrone si trova a questa distanza dal nucleo, R, la sua energia cinetica è questo valore qua. Infine abbiamo l'energia meccanica, che è questa curva nera, anche lei un ramo di iperbole, pari a metà dell'energia potenziale elettrostatica, cioè metà di questa curva blu. E infatti si trova qua. Vediamo che l'energia meccanica è negativa e quindi rappresenta stati legati. Questo è il valore dell'energia meccanica dell'elettrone se si trova a questa distanza dal nucleo, R. Questa è la sua energia meccanica. Si vede che allontanandosi l'elettrone sempre più dal nucleo, questa energia meccanica diventa sempre più piccola in modulo e tende a zero. Il valore zero corrisponde all'elettrone che è andato all'infinito, quindi l'elettrone che si è liberato. Infine calcoliamo il raggio di Bohr. Poniamo Z uguale a 1, quindi non più un atomo idrogenoide, ma proprio l'atomo di idrogeno vero e proprio, che ha un solo protone nel nucleo. Sappiamo sperimentalmente quant'è l'energia di legame dell'elettrone nell'atomo di idrogeno, vale meno 13,6 elettron volt. Vogliamo calcolare il raggio dell'orbita. Immaginiamo che meno 13,6 elettron volt stia qua, di conseguenza il raggio dell'orbita, che chiamiamo raggio di Bohr, si trova qua. Per calcolarlo invertiamo questa formula ponendo l'energia dell'elettrone pari a meno 13,6 elettron volt. Ricaviamo il raggio di Bohr. Qui abbiamo posto Z uguale a 1, quindi ricaviamo il raggio di Bohr, facciamo i calcoli, K, la costante dell'elettrostatica, la carica dell'elettrone, 2 per 13,6 volt, alla fine il risultato è mezzo angstrom circa. Vediamo anche l'unità di misura, rimane coulomb per volt al denominatore, coulomb per volt fa joule, joule corrisponde anche a newton per metro, quindi si semplifica con il newton per metro, avanza un metro che è questo. In conclusione, con tutti questi calcoli, abbiamo calcolato l'energia meccanica dell'elettrone orbitante intorno al nucleo dell'atomo idrogenoide, energia meccanica che cambia in base alla distanza dell'elettrone dal nucleo. La distanza dell'elettrone dal nucleo è R e la funzione che esprime l'energia meccanica dell'elettrone è questa curva che corrisponde a questa formula qua. E poi abbiamo calcolato anche il raggio di Bohr, che è il raggio dell'orbita dell'elettrone nello stato fondamentale dell'atomo di idrogeno che ha Z uguale a 1. Abbiamo trovato 0,53 angstrom.